Ieri in pagaia, in kayak, e oggi sulla Francigena a piedi. Domani siamo a Vercelli. Siamo l'ultimo pezzettino di Francigena piemontese e poi entriamo in quella lombarda. Eccola la chiesa di Sant'Andrea. Pellegrino. Oh, il pellegrinetto avvistato. Te la fa Sara, te la fa. Eh? Te la fa Sara. La faccio io. Vediamo se è aperta. Nel caso noi l'abbiamo già visitata quando abbiamo fatto la Francigena da San Bernardo a Pontremoli. Nel caso vi rimandiamo quel video se è ancora chiusa. Niente, è chiusa, per cui vi rimandiamo al nostro video del 2018. E là in fondo invece, quello con la cupola è il Duomo di Vercelli, in cui non si possono fare riprese, se non è cambiato nulla. Vercelli la mattina, deserta. Oh, è chiusa come quando siamo passati noi ad agosto, la sua Francigena. Era il 2018 e noi qui esordivamo con, per la serie Pellegrini che camminano di notte, l'attraversamento del Sesia, e oggi finalmente lo attraversiamo alla luce del giorno. È giorno, beh, sì. Si è un po' velato, era completamente sereno finché non è arrivata lei. È arrivata Sara, la donna della pioggia che ha portato le nuvole. No, però oggi non piove, il meteo dice che non piove. Vabbè, distrattisti. Questo è il Sesia, adesso noi andiamo dritti, stiamo andando verso Nicorgo. Finalmente in località Boarone lasciamo la strada principale e cominciamo ad entrarci nei campi. Qui non... Sarà il gatto di qualche cascina. Mi sembra abbastanza pasciuto, dai. Vieni. Normale. No, è timido, niente, dai. Andiamo. Prendi la pancia. Buongiorno, dai, due in cammino più uno. La donna della pioggia. La donna della pioggia è tornata. Anzi, siamo noi che siamo tornati con lei perché siamo nella sua regione. Non andiamo oggi? Perché oggi
camminiamo da Vercelli a Nicorvo sulla via Francigena, per cui faremo l'ultimo pezzettino di via Francigena piemontese e poi inizieremo la via Francigena lombarda. La Francigena meno blasonata, quella poco battuta, perché tutti dicono no, è piatta, è in mezzo ai campi, sono zanzare, è bello, per cui in realtà hanno le risaie, quindi secondo me sarà comunque un bello. Sì, a noi è piaciuta quando l'abbiamo fatta dal San Bernardo, per cui vi invitiamo a percorrere anche queste tratte della Francigena, diciamo fine tappa, esatto, e non solo, beh, non l'abbiamo già fatta questa tappa, e non solo di notte l'attraversamento su Sesia, ma poi viene l'alba. E dove arriviamo? L'ho già detto, a Nicorvo. Diciamo, non vi invito a non percorrere solo il tratto toscano e laziale, ma anche gli altri che sono molto belli. Ed eccoci finalmente sulla strada sopraelevata, che praticamente è un argine, che ci porterà pian piano verso Robbio e Nicorvo. Ci sono anche i papaveri, ma che belli! Che cos'è il vercellese senza le risaie, eh? Però non vorrei sbagliarmi, ma qui, che abbiamo già passato il ponte autostradale, dovremmo essere già in Lombardia. Sì, non senti il profumo di Lombardia? Ricorda molto l'argine del Po, questa strada sopraelevata. Mentre proseguiamo dritti verso Palestro, vediamo uno scorcio del Sesia là in fondo. E come ho fatto notare la pellegrina qua a fianco, questa strada è proprio dritta, perché in pianura non ha bisogno di evitare grossi ostacoli. Qualcuno potrebbe trovarla un po' ripetitiva e noiosa. Però guarda, anche l'argine del Po ti posso assicurare che è tutto dritto. Curva leggermente, dolcemente per seguire le asse del fiume, a volte neanche quelle, perché magari è comunque il fiume è talmente lontano dall'argine che l'argine riesce a rimanere rettilineo anche dove il fiume curva. Palestro. Ci metterò tutta musica in questo video, perché queste due chiacchierone